Benvenuti amici di mobileworld.it. In questo video proviamo a raccontarvi un po' come sta andando l'esperienza utente con Iliad, almeno a seconda dei nostri lettori. Infatti il 13 giugno abbiamo lanciato un sondaggio che è stato in home page del nostro sito su mobileworld.it fino ad oggi, quindi per 5 giorni, chiedendo un po' a chi avesse già eseguito portabilità verso Iliad o in generale a chi avesse acquistato una nuova SIM come si stava trovando con il nuovo operatore. Abbiamo ricevuto complessivamente 5.591 risposte, di queste 3.933, ossia il 70,4% degli utenti che ha risposto al nostro sondaggio, ha già attivato una SIM Iliad che sta utilizzando oppure ne ha acquistata una che sta aspettando di ricevere. In generale, tra chi l'ha già ricevuta, nella maggior parte dei casi la SIM è arrivata dopo 1-3 giorni, anche se c'è una buona percentuale di persone che l'hanno acquistata al SIM Box. In ogni caso, nonostante alcune lamentele per il servizio, che è comunque molto giovane, è arrivata in Italia solo a fine maggio, complessivamente la maggior parte degli utenti si dice soddisfatta sia della copertura che della velocità. In particolare il 78,1% delle persone che ha acquistato una SIM e ha risposto al nostro sondaggio si è detta soddisfatta della copertura, votando un punteggio tra 4 e 5, dove 5 era il massimo ovviamente, mentre il 64,1% dei votanti al nostro sondaggio che possiede già una SIM Iliad si è detto soddisfatto della velocità, votando sempre tra 4 e 5 stellette. In larghissima maggioranza gli utenti che hanno risposto al nostro sondaggio e che hanno già una SIM Iliad si sono detti molto soddisfatti dell'area clienti disponibile su web sul sito di iliad.it, ma anche dell'assistenza clienti, quella telefonica disponibile al 177. D'altra parte, la maggior parte delle persone che hanno risposto al nostro sondaggio è convinta che la principale mancanza di Iliad in questo momento sia il non avere un'applicazione per smartphone che funga appunto da area clienti, quindi da cui controllare il credito e tutto il resto. Complessivamente comunque si parla bene di Iliad e il 79% degli utenti che ha risposto al nostro sondaggio dice di trovarsi bene con questo nuovo operatore, mentre quasi l'80% di loro ha richiesto portabilità da un precedente numero e la maggior parte lo rifarebbe. A proposito di portabilità, secondo i dati del nostro sondaggio, l'operatore che ha ricevuto un meno impatto dalla fuga verso Iliad è stato 3, con circa il 12,6% degli utenti che hanno risposto al nostro sondaggio e che hanno seguito portabilità che provenivano da 3, mentre TIM, Vodafone e Wind sono tutti più o meno a pari merito, con un 25% di persone che sono passate a Iliad e provenivano da uno di questi 3 grandi operatori italiani. Infine, vale la pena concludere questo video dicendovi che più della metà degli utenti Iliad che ha risposto al nostro sondaggio lo consiglierebbe ai propri amici, quindi sembra che tutto sommato questo nuovo operatore sia stato promosso almeno dai nostri utenti che hanno risposto al sondaggio. Se volete saperne di più a proposito di tutti i numeri che abbiamo raccolto con il nostro sondaggio, di tutte le informazioni raccattate su Iliad, veniteci a trovare sul nostro sito mobileworld.it che trovate nel link in descrizione se ci state guardando su YouTube. E come sempre, se il video vi è piaciuto non dimenticate di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale e di farcelo sapere nei commenti qui sotto. Per questa copertura su Iliad, per questa anteprima su come sta andando il nuovo operatore, è tutto. Io vi saluto, sono Giuseppe Tripodi e vi do appuntamento ancora una volta su mobileworld.it.